Ehi là, ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber. Nel video di oggi vi voglio parlare di alcuni strumenti che vi potrebbero tornare utili durante le vostre attività di test in campagna di Triber. Voglio però premettervi assolutamente una cosa molto molto importante, ovvero che questi strumenti sono appunto utili, ma finisce lì, non sono assolutamente necessari. Infatti vi ricordo che portare avanti attività di testing sul sito di Triber è una cosa che richiede semplicemente di solito un dispositivo che si possa connettere al web e una connessione ad internet, chiaramente. Ma per il resto di assolutamente necessario non c'è bisogno di nient'altro. Questo però non toglie che alcuni strumenti potrebbero veramente tornarvi utili e ottimizzare i vostri flussi di lavoro al punto da rendervi notevolmente più veloci o comunque aiutarvi a creare risultati con maggiore qualità. E entrambe le due cose sono cose che aumentano o i vostri guadagni orari se diventate più veloci o semplicemente la qualità del vostro lavoro e quindi potenzialmente anche il numero di campagne in cui verrete selezionati. Ultima cosa che voglio promettere prima di partire è che assolutamente nessuno dei tool di cui vi parlerò in questo video ha una partnership con Triber di qualche tipo e anzi sono semplicemente tool che io nella mia esperienza di tester e quindi nemmeno di creatore di video per Triber ma di tester e basta ho trovato veramente veramente utili. Partiamo con il primo tool in assoluto che è stato anche menzionato nella University di Triber, ovvero Handbrake. Handbrake è a tutti gli effetti un'applicazione per computer che vi permette di comprimere dei video. Comprimere i video è un'attività molto importante che può veramente tornarvi utile soprattutto in quei bug per esempio dove dovete fare un video di una serie di azioni che è molto lunga. Quello che Handbrake fa è andare appunto a usare una serie di algoritmi che non ci interessano per comprimere il vostro video e farlo pesare di meno, proprio a livello di megabyte. Ora, è vero che per esempio nel bug form, ma anche in generale negli use case, i limiti di peso di un file sono molto molto alti ed è improbabile che li becchiate, ma sicuramente comprimere un video può essere un'attività super super comoda anche per banalmente velocizzare il caricamento. È ovvio che se io devo caricare un video di 200 megabyte ci metterò molto molto di più di un video da 80. Usando Handbrake potrebbe essere che il video da 200 megabyte noi riusciamo a comprimerlo e a tirarlo giù fino a 80 MB e a quel punto il tempo di caricamento diventa enormemente di meno. Inoltre notate che Handbrake non carica il vostro file online e poi scarica un risultato compresso, ma fa la compressione sul vostro dispositivo. Questo significa che per comprimere il file non vi servono connessioni ad internet e quindi è effettivamente un modo per velocizzare appunto per esempio i caricamenti. Non solo, personalmente io lo trovo utilissimo anche per cambiare le estensioni. Infatti se in Handbrake gli date un file .mov potrete andare poi a cambiargli le estensioni in un MP4, che sono i file che sono effettivamente richiesti sulla piattaforma. E anzi, vi ricordo che tipicamente i file .mov non vanno bene e va cambiata l'estensione. Inoltre è super super personalizzabile, molto professionale e sicuramente ha un sacco di impostazioni anche particolarmente complicate che potrebbero non interessarci, ma io lo trovo veramente un tool comodissimo e un must. Altro tool super super comodo, soprattutto per smartphone e in particolare per smartphone iOS, è TestFlight. TestFlight è una sorta di app store per applicazioni che sono in via di sviluppo e quindi magari non sono ancora accessibili al pubblico, ma per voi potrebbero esserlo. Quindi scaricarlo vi permetterà di avere alcune applicazioni in una sorta di anteprima. Ecco, spesso alcune build di applicazioni di test sono proprio distribuite tramite TestFlight. Questo significa che dovreste comunque scaricarlo per poi poter scaricare l'applicazione sulla quale dovrete andare a eseguire il test. Ora, so già che gli utenti Android stanno dicendo bla 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 bla, non mi interessa, io non ho un iPhone. Vero, ma esiste un corrispettivo su Android, anche se è un pochino diverso. Non è un'applicazione, non è praticamente la copia del Play Store, insomma non è esattamente con la stessa relazione che ha TestFlight, ma c'è Firebase Distribution che spesso è utilizzato su Android. Quindi siate pronti, tra virgolette, se siete utenti su Android a dover interagire con Firebase Distribution e invece se siete utenti iOS state pronti a interagire con TestFlight. Un altro tool, o meglio una categoria di tipi di tool che possono tornare molto molto utili da computer, sono tutti quei tool che vi permettono di copiare più di una stringa con il classico Ctrl-C, Ctrl-V. Un esempio è appunto per Mac CopyClip. Quello che fanno questi tool, e nell'esempio CopyClip, è effettivamente andare a creare una sorta di cronologia delle parole che avete copiato sul vostro computer. Questo vi permette magari per esempio di fare Ctrl-C per una parola, Ctrl-C per un'altra parola, Ctrl-C per un'altra ancora, e non avere solamente l'ultima salvata, ma averle tutte e tre nella cronologia, e con un click potrete accederci velocemente. Questo tool sembra una stupidata, ma è veramente veramente utile in un sacco di occasioni. Banalmente su Tribe io vi devo ammettere il click day. Chiaramente avere un tool di questo tipo con magari per esempio una scorciatoia da tastiera per il click day vi permetterà di avere
3-4 parole salvate, che potrebbero essere, che ne so, il codice identificativo dell'azienda, la data di oggi e altro. Questo sicuramente vi potrebbe potenzialmente permettere di migliorare i tempi. Ma non è l'unica cosa, magari per esempio se dovete salvare una mail e una password e utilizzarle più e più volte durante un test, avere entrambe salvate nella cronologia è sicuramente una cosa utilissima. Visto che vi ho menzionato una versione per macOS che era CopyClip, esiste anche una per Windows che mi pare si chiama CopyQ. Un'altra categoria di tool estremamente utili sono tutti quei tool che vi permettono di fare screenshot e screencast dei vostri dispositivi. Ora arriverà sicuramente qualcuno nei commenti a dirmi: ma screenshot e screencast si possono già fare con delle app integrate tipicamente sui propri dispositivi. E questo è vero, avete completamente ragione, e infatti non serve scaricare un'applicazione extra per fare screenshot o screencast tipicamente. Però questo non significa che non ci siano applicazioni che possono comunque migliorare la qualità dei vostri screenshot o screencast. Ne esistono però veramente veramente tante. Qua non mi sento di raccomandarvene uno in particolare, ma semplicemente di informarvi. Anche una semplice ricerca su Google del tipo qual è il miglior screen recorder per computer X può veramente esservi d'aiuto. Questo perché magari questi screen recorder vi potrebbero permettere di registrare facendo vedere i cursori, facendo vedere solo i tocchi, facendo vedere cursori e tocchi, decidere che dimensione mettere la finestra e tutta una serie di altre impostazioni che ci possono essere, ovviamente a seconda della complessità dello strumento che utilizzate. Quindi qua sta un po' a voi cercare di capire qual è il punto di equilibrio corretto tra la complessità del tool utilizzato e i ritorni che ne avete effettivamente poi durante le attività di test. Per quanto riguarda invece gli screenshot, a volte potrebbe veramente salvarvi la vita trovare un'applicazione un pochino più avanzata del classico screenshot. Per esempio ci sono applicazioni che hanno dei tool integrati per, che ne so, blurrare parte del vostro schermo, oppure appunto prendere uno screenshot e cancellare completamente una parte dello schermo che non volete che si legga perché è un dato sensibile, mettendo una sfocatura o mettendo una pixelatura, oppure proprio cancellandolo completamente. Questi tipi di applicazioni vi salvano un botto di tempo, soprattutto nella fase di magari editing degli allegati, dove è richiesto, perché magari in qualche campagna potrebbe essere richiesto di non mettere dati personali. Oppure potrebbe essere integrata dentro la funzionalità di catturare lo screenshot la possibilità di evidenziare con un riquadro rosso l'area dove si trova il bug, nel caso dei bug grafici. Sicuramente è una cosa che aumenta notevolmente la qualità dei vostri screenshot. Anche qua, come per gli screen recorder, sta un po' a voi cercare di capire tra il vasto universo delle applicazioni per computer che ci sono qual è quella che è giusta per voi. Ok ragazzi, io direi che ci siamo anche per questo video. Io vi devo dire che li utilizzo veramente in quasi tutte le campagne di test e ne ho più o meno uno per ogni categoria di cui vi ho parlato. Voi invece fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e anzi condividete che strumenti utilizzate se ne utilizzate, che io sono personalmente interessatissimo a questo tipo di argomento, è veramente una cosa che mi piace. E poi potrebbe aiutare ovviamente anche altri tester che leggono il vostro commento. Per il resto ragazzi ci vediamo in un prossimo video sul canale di Triber.